Bentrovati a Sport News. In viaggio in bici da Civitanova Marche ad Istanbul per far conoscere la loro pizza in tutto il mondo. Crillo Morresi e Lorenzo Belluccini, due ragazzi civitanovesi, amici e soci della pizzeria Scacco Matto, partiranno da qui domenica 7 aprile alle ore 10. In circa 25 giorni arriveranno ad Istanbul. Prima tappa Rimini, poi Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria e Turchia. Il tutto verrà condiviso sulla pagina Instagram Capo Nord in bicicletta, realizzata quando Morresi arrivò in bici appunto a Capo Nord in Norvegia. Ares Safety Macerata Softball inizia in salita il campionato di A1, perdendo contro Inox Team Saronno, una delle bighe del torneo. In trasferta sul diamante di Macerata, Saronno si è imposto in entrambe le partite, partendo forte e gestendo l'andamento della gara. Per le ragazze di Marta Gambella, già nelle previsioni, il match era ostico. A compromettere il risultato anche alcuni banali errori e di non aver finalizzato diverse situazioni. Eppure per gran parte degli incontri le maceratesi hanno giocato alla pari con le lombarde. Ares Safety Macerata Softball tornerà in campo sabato 6 aprile in casa di Publiservice Old Parma. È stata ufficializzata anche la data della 25ª edizione del King and Queen Beach Volley Tour sulla spiaggia delle Corone a Civitanova. Sarà il 6 e 7 agosto. L'edizione delle nozze d'argento non sarà nelle canoniche date a ridosso del Ferragosto, ma anticipata di qualche giorno. Il King and Queen si va ad inserire tra la tappa di Marina di Modica a Ragusa 2-4 agosto e quella del weekend successivo 9 e 11 a Cordenons. Anche nell'edizione del 25ennale si terrà il torneo maschile e femminile con 14 atleti che cercheranno di strappare la corona di re e regina della spiaggia a Sara Franzoni e Tobia Marchetto, vincitori appunto dell'edizione dello scorso anno. Con quest'ultima notizia di sport termina questa edizione del TG. Grazie come sempre per l'ascolto e buon proseguimento di serata.